Allora, possiamo dire che con Remax si vola? Assolutamente sì, siamo qua da Expo e proviamo questa esperienza di volare con Remax. Senti, è un'emozione molto forte perché si vola, noi stiamo cominciando a vedere in lontananza l'albero della vita che si è già acceso. Che cosa vuol dire lavorare in un'azienda che organizza un evento come questo, che aiuta a far vedere le persone che volano? Lo faccio vedere, questa è già l'altezza a cui noi siamo arrivati. Che cosa vuol dire tutto questo? Che Remax comunque pensa all'idea di casa anche come famiglia, anche come evento per le famiglie, perché poi chi compra casa perché magari la coppia decide di avere dei bimbi. Per cui anche loro sono coinvolti, e fare un evento in cui si coinvolge la famiglia è un evento per noi, una promozione per noi interessante. Beh, devo dire, è un'emozione molto forte perché vediamo l'albero della vita davanti a noi in una posizione in cui raramente lo si vede. Intanto ringraziamo anche colui il quale ci sta trasportando. Ti chiami? Gianfranco Curti. Gianfranco, da quanti anni fai questo lavoro? Io ho preso il brevetto nel 1990. Quindi sono 26 anni sì, che tu voli che e fai volare. Cosa prova la gente? Che emozioni prova? È sempre un'emozione forte perché si vedono tante persone diverse, quindi è sempre una gioia. Far volare le persone. Allora senti, chiudiamo facendo vedere quest'albero della vita che si è intanto colorato, si è acceso. E cominciamo probabilmente lentamente la discesa. E salutiamo anche Romano, vediamo se riusciamo a vederlo, vediamo a intravederlo da qui. Eccolo là, lo vediamo di spalle in questo momento. Adesso allunghiamo un po', eccolo lì. Romano Grancagnolo che in questo momento ci dà le spalle, ma che è proprio lì sotto. E vediamo anche le persone, le famiglie che sono in attesa di salire su questa mongolfiera che, ripeto, è un'esperienza veramente molto molto particolare. Vuoi dire un'ultima cosa? Cosa provi tu adesso stando qua sopra? È particolare, anche perché vedere tutto il sito Expo così dall'alto è favoloso. Un po' di vertigini. Un po' di vertigini. Allora ringraziamo questa emozione che ci fa provare oggi questa mongolfiera, la Remax e più in generale la vita, possiamo dirlo. Assolutamente sì. Mi raccomando, Remax, l'immobiliare numero uno al mondo.